questo signore Catanese Saro Falsaperla di Catania, che si reca in questo medico. Dice: sa dottore, io vado in periodo che non mi sento buono, ho in appetenza, dice, non mi viene a chiamare freddo sola improvvisamente, dice, vado in periodo proprio che mi sento male, va, dice, veramente è una cosa strana. Dice, guarda, facciamo degli esami, delle analisi, prelievo, cose, dice, ora vediamo, tra 10 giorni lei si presenta, ci rivediamo, ci vediamo un attimino come vanno. Dice, se fanno queste prelievi, queste analisi, questi esami. Si ripresenta dopo 10 giorni per avere il risultato, chi sto comportasse un erico, il signor fa saperla. Ci prego, no, si accomodi. Dice, dottore, dice, tutto a posto? Sì, insomma, tutto, non si preoccupi. Se lei si sieda, perché le devo dare una notizia. Dottore, non mi facesse preoccupare, perché già... Dice, no, non si preoccupi, dice, guardi, si sieda, dice, purtroppo, niente, vale, c'è lei, ci restano 3 mesi di vita. Dottore, che si sto a caura così, scusi, che modo è? Dice, guarda, lei non si preoccupi. Dice, lei domani mattina se ne va alla playa a Catania, se si fa 2 ore di sabbiature, come minimo 2 ore. Dice, mi raccomando, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, non scapoliamo ogni giorno perché non ha fatto niente. Mi raccomando, tutti i giorni, dal lunedì, magari sabato e domenica si riposa, ma dal lunedì al venerdì, 2 ore di sabbiatura al giorno, possibilmente dalle 9 alle 11 del mattino, che è un periodo più medio. Dice, ma dottore, ma perché c'è possibilità che mi salvo? Poi c'è casa salva su può scudare. Dice, quanto meno sabbia tu a stare sotto terra?